salvaguardare e valorizzare le specificità che il territorio ha saputo costruire in decenni di laboriosi sacrifici. L'incontro al Ministero dell'Agricoltura con il sottosegretario Patrizio Giacomo La Pietra ha ribadito la più netta contrarietà alla creazione del marchio DOC Campania, annunciata mesi fa contestualmente al Vinitaly di Verona dall'assessore regionale Nicola Caputo, che nei mesi successivi molto si sarebbe speso in incontri con produttori e marchi della provincia di Avellino. Nel corso dell'incontro promosso dal consigliere regionale Livio Petitto, associazioni e consorzi di tutela dei vini irpini hanno sollecitato il sottosegretario a vigilare sulle iniziative definite estemporanee e penalizzanti che tendono a introdurre forti elementi di confusione, soprattutto rispetto ad areali come quelli irpini che possono contare su ben 3 DOCG. La Pietra ha anche assunto l'impegno di incontrare quanto prima i produttori della provincia di Avellino per fare il punto sulla intera filiera dell'enogastronomia. L'incontro di Roma arriva qualche giorno dopo la smentita, anche clamorosa, nei confronti dell'assessore Caputo da parte di De Luca, che venerdì scorso, nel consueto appuntamento settimanale su Facebook, aveva di fatto bocciato nel merito e nel metodo la DOC Campania. Voglio tranquillizzare tanti produttori, soprattutto dell'area irpina. Non c'è nessuna iniziativa della Regione Campania per avere un marchio DOC regionale. Fra l'altro, i marchi DOC vengono richiesti dai produttori, non dalle istituzioni pubbliche, quindi tranquilli, tutti quanti pensiamo a fare e a commercializzare vini di eccellenza che abbiamo nel nostro territorio.